Le squadre sono in campo e le vedete. Adesso nel primo pomeriggio gioca il Modena in maglia gialla, il Real Casarea invece in maglia nera. Partita valevole per la categoria 2013 qui al Memorial Emilio Della Penna, torneo organizzato da Sporting Tour con il patrocinio dell'ACS, e quindi il match sta per iniziare, sostenuto dai propri tifosi e genitori, con tanto di fumogeni partecipano anche all'urlo di caricamento. Allora ci siamo, atmosfera dalle grandi occasioni. Si comincia, la partita è iniziata, il possesso è per il Modena, poi subito Real Casarea a riconquistare e quindi a gestire il possesso del pallone. Modena subito pericoloso con la conclusione sotto porta di Di Napoli, palla che esce alta sulla trabattuta, la palla su Modena, ancora a pulire l'area di rigore, sfera che ancora esce, questa volta il possesso è per il Modena. Si gioca ancora Modena su, chiude il Real Casarea, palla in campo, allora si può giocare. La palla subito su, occasione Real Casarea, conclusione strutturata, finisce sul fondo, peccato. Palla al centro, poi esce con la passura della casa che rimette la sfera sulla destra, ancora a Modena a gestire il possesso del pallone. Sfera quindi suda di Napoli, buono il lavoro del numero 9, cerca la corsia mancina, la palla poi al centro, riesce a chiudere il Real Casarea, la palla però un po' a metà centrale, Modena che riconquista, conclusione che arriva adesso, lunga in corner, ancora Real Casarea che arriva in possesso, poi lo pone, si distende e recupera, così come fa tutto il Modena, quindi c'è l'occasione sulla sinistra per Braglia, fermato dall'intervento difensivo del Real Casarea. Modena allora in possesso del pallone, palla al centro, poi pallone che spiove in area di rigore, allontana Real Casarea, raccoglie Pong, calcia sul fondo, supera ancora una volta Scalese, poi tiene un po' troppo il pallone Real Casarea che lo riconquista, va al centro Lodi, si testa e blocca Scalese. Pronto Lodi a giocare il pallone, sceglie infine il tocco corto, allora palleggia il Modena, la palla in qualche modo arriva a Fasciglione a seguire, quindi in zona Gosa che scappa via, calcia palo pieno di Gosa, poi come prima pezza per così dire Fasciglione, palla che termina quindi in rimessa laterale per il Real Casarea, sfera subito gestita dalla squadra in maglia nera, allora si prosegue, buono il lavoro sulla destra, sfera che esce ed è rimessa per il Real Casarea, palla subito su, sfera che non è uscita, subito al centro, bella conclusione, vicina ai pali, vicina al gol il Real Casarea, tra le mani di Setola che va subito a cercare la propria prima punta, palla che rimbalza, arriva in zona Lodi, Oppong può controllare, poi gioca al centro ed il passaggio è buono, deve uscire in Modena, non riesce, allora Real Casarea in controllo, cerca poi il tocco largo a memoria per un compagno che però non c'è, Oppong subito su Real Casarea, ancora che riconquista, conclusione che parte, Lodi tocca e la palla è fuori, bravissimo Lodi, calcio di punizione Real Casarea, quello che potrebbe essere uno degli ultimi palloni del match. La palla è su Modena che allontana, arriva comunque il Real Casarea, ma arriva anche il triplice fischio, finisce il match 0-0 tra le squadre in campo, bella partita equilibrata, io spero vi siete divertiti, mando un saluto a tutti.